Vittorio Vertone, grande Ciao. Artista, buongiorno ovviamente. Buongiorno a tutti. Siamo in pieno centro cittadino qui a San Giorgio Arte. Antonio Lagioia, il direttore artistico, ha voluto fortemente la tua presenza in galleria. Stiamo, almeno io da stamattina, sto facendo un viaggio all'interno delle tue opere. Ci vuoi dire come è nata questa passione per il dipinto, un po' la tua storia, le tue origini e come si è sviluppato in te, diciamo, il senso artistico che ti ha portato a realizzare questi dipinti? Sì, allora in realtà sono nato in Svizzera, quindi ci ho vissuto fino a una tenera età. Poi sono rientrato nel paese di origine che è Pietragalla, quindi Basilicata. Quindi parliamo di questo contatto con la civiltà contadina. Quindi venivo dalla Svizzera, che forse negli anni 70 era 50 anni avanti, però dove ho percepito molto questo rispetto per la natura e quindi per la nostra madre terra. Poi mi sono ritrovato nella civiltà contadina e quindi anche lì il rispetto, no, per i ritmi, per la natura, per gli animali, per tutto ciò che era vita e nello stesso tempo era anche sostentamento. Questo viaggio poi ha influenzato ovviamente la mia opera attuale. Diciamo, da ragazzino comunque io stavo sempre con le penne in mano, no? Diciamo, più che disegnavi già, sì, da giovanissimo. Di continuo, mi ricordo che anche nelle scuole mi inventavo dei giochini, dei robot. All'epoca mi ricordo c'era Gig Robot d'acciaio, tutti questi. Quindi come hanno fatto un po' tutti i ragazzini, disegnavi, sì, e riproducevi, sì, quelli che erano i tuoi eroi, diciamo. Certo, però ero molto preciso, cioè, okay, nel senso che non dico che li archiviavo, però avevo la mia cartellina con i miei lavori. Quindi si notava già del talento da subitissimo. Sì, si nasce, ecco, quando si dice puoi diventare artista, sì, puoi avere una manualità tecnica, però purtroppo sono cose che abbiamo nel nostro DNA. Io dicevo spesso questa frase di Renzo Piano, no? Un famoso architetto italiano che lavora all'estero. Lui diceva, quando si trovava a un tavolo con altri architetti di tutto il mondo, avevano questa sorta di rispetto, cioè percepivano il carisma di Renzo Piano, la sua italianità, perché lui dice, nel nostro DNA, nel tuo DNA, dei nostri telespettatori, è contenuto il DNA di Leonardo da Vinci, certo, di Michelangelo, di Caravaggio, e all'estero, cioè, diciamo, altri popoli, diciamo, che hanno avuto altre origini, avranno altri meriti, altre bravure, per carità, però loro percepiscono questo DNA italico. Certo, diciamo. Siamo figli del Rinascimento. Del Rinascimento, esattamente. E quindi è qualcosa che anche innatamente ci portiamo dietro. Le nostre tradizioni, la nostra, sì, cultura, la ritroviamo anche senza, diciamo, particolari meriti artistici. Certo, noi, certo, sì, sì. Quindi si nasce artisti alla fine. Vittorio, tu sei stato nominato ideatore, fondatore ovviamente del Rapidismo. Ci vuoi dire come, chi e come, in quale occasione ti ha affibbiato questo movimento che nasce con te? Certo. Allora, questa amica e curatrice d'arte molto brava, Fiorella Fiore, e Rosella Corda, un'altra amica, facevano parte di un'associazione filosofica, diciamo, hanno creato questo simposio di filosofia che poi alla fine era un evento, una bella serata, dove io dovevo dipingere su un treno in corsa, la famosa Apollo Lucane. Velocissimo. All'epoca si chiamava forse ancora Calabro Lucane, eccetera, eccetera. Vabbè, sì, davano la disponibilità di questo treno e quindi io dovevo dipingere. E l'argomento era la velocità delle menti, la rapidità delle menti di Italo Calvino. E quindi io mi ritrovai a dover dipingere qualcosa velocemente, in movimento, con questa rapidità, ma soprattutto in performance. Lo stavo realizzando dal vivo. È stata una delle tue prime performance. Una delle prime performance, okay, dal vivo, questa bella serata.
Però mentre dipingevo io ascoltavo i discorsi dei ragazzi, dei filosofi, che no? Ti influenzavano, ovviamente ti guidavano. E mi guidavano poi in questa dell'opera. Realizzazione. E quindi pensavo a questo campo di papaveri visto da un treno in corsa. E quindi da lì forse sono iniziati questi giochi prospettici, queste elettrificazioni, queste linee verticali delle elettrificazioni che creano questo gioco prospettico. Io ho avuto modo di vedere, di ammirare il tuo Freccia Rossa, che chiamano la collezione, sì, esattamente. Quindi quello che è stato il paradigma che ha dato poi il via alla collezione. Esattamente. Anche che è stato acquistato da Trenitalia. Sì, da un carissimo collezionista che è poi l'opera reale. Invece i diritti d'immagine l'acquistarono Trenitalia perché secondo loro probabilmente rappresentava questa freccia rossa. Quindi non la Calobro Lucana, che con no, tutto il rispetto, diciamo, di rapidismo. No, non c'aveva niente di rapidismo. E comunque è nato poi un altro campo di battaglia, chiamiamolo così, che ha creato poi questa esperienza, questa manualità, erano le estemporanee di pittura. Cosa che ora ci manca tantissimo, anche perché l'estemporanea di pittura significa raggruppare un gruppo di artisti, dargli un tema, a volte anche senza tema, e in poche ore tu devi realizzare un'opera. Poi si espone di sera e si vincono dei premi. Una specie di gara tra artisti, una gara su un tema. Su un tema, okay. Con tecniche diverse, sono un po' sfumate queste cose, vabbè, perché avevano bisogno anche di sponsorizzazioni, certo. Del premio. È un evento alla fine. Un evento, quindi... bellissimo, perché tu vedevi in varie città, vari paesi d'Italia, qualcuno ancora ci sono, tu vedevi in questo evento l'artista misurarsi al momento. No, immagino, no? Anche l'atmosfera, mettere diversi artisti, cioè, in un bellissimo contenitore, poi bello. È un incontro di energie, ovviamente, che può realizzare qualsiasi tipo, non si sa mai che tipo di strada prenderà l'evento. Esattamente, no? E poi di sera vedere la mostra e vedere delle opere, cioè se tu ti ponevi umilmente, io cercavo di pormi umilmente, cercavo di vedere anche gli altri, le altre tecniche. È veramente un campo di battaglia, ci vuole, cioè nel senso, per la tua crescita formativa. Per cui lì, per esempio, ho sperimentato la velocità proprio tecnica, cioè anche materiali. Che e poi... quindi questo gesto forte e rapido. Gesto forte, che rapido, esattamente. Non potevi andare nel dettaglio, perché se andavi nel dettaglio, nel figurativo, perdevi tempo, non avevi il tempo. Anche se poi ci sono artisti che hanno un tale tecnicismo che loro ci arrivano comunque. Ho ritrovato e ho letto la critica anche di un importante critico, forse il più importante che abbiamo in questo momento in Italia. Sì, e lui ha intravisto nelle tue opere, ed è una cosa che avevo notato anch'io, anche leggendo qualche titolo delle tue opere, la musica. Ho letto dei Pink Floyd. Ci vuoi raccontare di questo, della tua passione per la musica che ispira anche le tue realizzazioni? Certo. Allora, innanzitutto il critico è Paolo Levi, quindi ringraziamo soprattutto la San Giorgio Arte per la segnalazione. È ormai il massimo esponente, diciamo, della critica italiana, è riconosciuto a livello internazionale, saggista, giornalista. Ma nella sua critica, che troverete sicuramente nel catalogo Contemporaneità della San Giorgio Arte, lui sono state proposte solo le immagini dei dipinti, senza conoscere nulla, il background, diciamo, dell'artista. Dell'artista. Ma deve essere così, perché il critico, per essere libero, non da deve stereotipi, sapere niente. Sì, okay. Deve avere questa deve cosa. Avere, deve essere colpito dall'opera. Dall'opera. E incredibilmente lui ha parlato anche della musica, dell'influenza della musica. E quindi io sono nato
musicista, cioè suonavo pianoforte, organo, chitarra. Un artista tutto tondo praticamente. Sì, 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 ho suonato in una banda da giro del paesello, suonavo la cornetta in si bemolle, la tromba per 25 anni, ho suonato i matrimoni, insomma il primo amore era la musica sinceramente. Però, ritroviamo forse. Ritroviamo sempre, non dipingo mai senza musica, non esiste. Ho letto prima in galleria, sotto un quadro, parlando di musica e di influenze musicali, il titolo di un quadro, il lato cromatico della luna, si capisce benissimo l'ispirazione ovviamente. Ai Pink Floyd. Pink Floyd. Ci vuoi raccontare di questo aneddoto? Sì, sì, era una serata dedicata all'allunaggio, quindi al centenario, se non sbaglio, dell'allunaggio degli USA sulla luna. E quindi in questa serata bellissima, in questa notte di luna piena, suonava una cover band dei Pink Floyd, che poi è pugliese, bravissima, e io dipingevo dal vivo e quindi mi sono lasciato trasportare dal rock, dalla musica dei Pink Floyd, quindi questa musica, diciamo, futurista in un certo senso, un po' come... E durante le tue performance anche c'è il rock, la musica elettronica, sì, sparata. Sì, 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 io interagisco al ritmo di musica, della musica che in quel momento ispira il mio stato d'animo. Passo anche a Mozart, cioè la musica, quello che conta è lo stato d'animo, esatto, di quel momento. Che poi immagino che sia anche l'ispirazione, diciamo, che hai prima della realizzazione di un'opera. Ecco, da sì. Dove viene l'ispirazione? Può venire dalla musica che ti può, come dire, guidare quando sei già all'opera, ma ti verrà, immagino, anche da altro, dallo stato d'animo. Sì, ci vuoi, sì, raccontare, sì, come nasce il percorso dall'idea alla realizzazione del quadro, quindi allora, la registrazione? Purtroppo qui devo dissacrare un po', perché questa è la domanda che fanno tutti: da dove viene l'ispirazione? Allora, l'ispirazione non esiste, secondo me, per un vero artista, perché un vero artista vede una tela bianca e parte. Come era da bambino, vedevo un foglio bianco e iniziavo a muovere la penna. Quindi la stessa cosa è così col quadro. In quel momento tu parti, iniziano a venire fuori queste immagini, ma in realtà sono immagini inconsce. Io non guardo una fotografia, anche se io sono ossessionato dalla fotografia. Diciamo, io mentre viaggio, cose che non fatela, io con questo iPhone incomincio a guidare, a pigliare, a riprendere tramonti, eccetera, eccetera. Non le guarderò mai quelle foto. Però puntualmente alla fine, alla realizzazione... Ti ritorna l'immagine? Mi ritorna un'immagine del mio vissuto, dei miei viaggi, di tutto ciò che percepisco dall'esterno. Io sono nato anche maratoneta, podista, mi piace tantissimo correre, ho sempre corso, diciamo, nella natura. Rapidismo, lo ritroviamo rapidità, anche in questo. Esattamente, sì, certo. A questa velocità, questo senso della velocità, e lo ritrovo poi anche nei dipinti, no? In questi 800 dipinti ad oggi. Quindi un'altra tua caratteristica sono i materiali che utilizzi per la realizzazione delle opere. Esattamente. Si può dire che il viaggio è sensoriale, anche olfattivo, perché no? Perché in un dipinto che più tardi magari andiamo a vedere per chi ci sta guardando, hai messo del vino. Hai utilizzato del vino e quindi il territorio anche, certo. Il quadro in quel momento è la fotografia esatta della tua ispirazione, della tua emozione che hai provato, ma anche del territorio che rappresenta, perché se tu decidi di realizzare Pietragalla magari ci metti un tocco di aglianico, certo. Insieme agli altri materiali che utilizzi. L'albume di uovo, ci vuoi spiegare questa tecnica ovviamente? Sì, il rapidismo fa pensare alla rapidità, ma in realtà io esalto lo slow, il lento, cioè il ritorno ai ritmi della natura, del passato, dei nostri nonni, dei contadini, delle stagioni. Quindi anche il ritorno al materiale naturale della terra. E quindi io utilizzo terre policrome, quindi in questo caso abbiamo il blu lapislazzuli, per esempio, che è quello che utilizzava Michelangelo per la Cappella Sistina. Wow. Quindi lui utilizzava effettivamente la pietra preziosa triturata e poi mista con gli albumi d'uovo. Ovviamente
per questioni anche economiche ora non si utilizza proprio, certo, il lapislazzuli, però si utilizzano comunque dei minerali puri, tipo il nero d'Elba, si chiama nero d'Elba perché viene estratto da miniere sull'isola d'Elba, che vengono miste con l'albume d'uovo, ma e ti danno questo potere cromatico che l'osservatore percepirà sempre da materia, potere cromatico che non è fotoluminescente, cioè non viene invaso dalla luce e quindi può cambiare poi tonalità nel tempo. Quindi si può dire che le tue opere hanno proprio una vita eterna, maturano, sì, con il tempo che passa, perché c'è una materia che in realtà, sì, è viva, che viene utilizzata per la realizzazione del quadro. Sì, oggigiorno si utilizzano molto le vernici e le vernici sono fotoluminescenti. Quindi questo prodotto, sinceramente, è stato ideato da Leonardo da Vinci, che mi sembra uno dei massimi scienziati che abbiamo avuto, diciamo, nell'umanità, per cui ha uno studio dietro eterno. Un'altra cosa che ti accomuna, secondo me, con Leonardo da Vinci è questo gioco di prospettiva. Ho visto una caratteristica che ritrovo, sì, in diverse opere, che sono questi tralicci dell'elettricità, questi pali della luce. Sì. Ci vuoi spiegare questo? Perché lo ritroviamo più volte nella, sì, tua opera? Questo è crea un gioco di percezione dell'osservatore. Lui percepisce il movimento, ma lo percepisce dai giochi di profondità. Quindi i toni scuri si allontanano, no? Quindi quasi sempre, se vedete, l'orizzonte è sempre con dei toni più scuri. E poi la parte anteriore notiamo anche le spighe di grano, le elettrificazioni che creano questi giochi prospettici, ma le spighe di grano in primo piano che all'osservatore gli fanno profondità, gli danno profondità. In più c'è un valore, la spiga di grano richiama la nostra mediterraneità e quindi il nostro territorio. Io comunque sono ambasciatore d'Italia, del Mediterraneo, diciamo, forse, ma più in grande. Particolare del Mediterraneo, che ci ha formato, diciamo, specie nella nostra infanzia, no? Ti faccio un'ultima domanda. Hai notato, diciamo, delle caratteristiche comuni in chi acquista le tue opere, o magari sono quadri che, diciamo, riesci a mandare in tutto il mondo, quindi colpiscono persone a più latitudini? Sì, più latitudini, però in questo particolare momento, tra virgolette, funziona molto, perché la gente ha bisogno di colore, la gente ha bisogno di vivacità anche nelle case, no? Veniamo da un periodo del Covid, ora la guerra. Quindi in un certo senso per me è veramente, mi sento lusingato e onorato a poter trasmettere, no, speranza, fare questa vivacità, luce, ovviamente, questi vivacità, colori, questi toni, sì, molto forti, questi rossi accesi. Esattamente. E anche forse si sposano bene con la moda del momento, dell'arredamento e dei colori che si ha nelle abitazioni o negli studi anche, sì, in questo momento. Diciamo, esaltano delle pareti. Esattamente, molti clienti sono giovani coppie, quindi diciamo ambienti interior design nuovi. Ora si esalta molto il minimalismo. Esatto, non era non questo è mai che pensavo. Quindi pareti bianche, diamo tortora, valore ad una parete con un pezzo unico, però un pezzo importante, solo importante, che dà colore e valore a tutto l'ambiente. Esattamente, diciamo. Anzi, molti nostri clienti mi maledicono, perché dicono: noi abbiamo speso tanto di arredamento, ma quando viene l'ospite la prima cosa che guarda è il tuo quadro. E ti vuoi dire che sono anche molto accessibili? Sì, sì, certo. Questo vuol dire che... Questo dovete... E magari vediamo se riusciamo a, come dire, a coinvolgere San Giorgio Arte per avere uno sconto per chi sta guardando questo contenuto. Certo. Vittorio, grazie mille. Grazie a voi. È stato veramente un viaggio questo all'interno della tua opera. Magari adesso ci spostiamo, andiamo a vedere qualche dipinto da più vicino per scoprire qualche dettaglio ulteriore.
Entrando qui a San Giorgio Arte, la prima cosa che ti colpisce è questo dipinto. Posso? Puoi. Perché qua abbiamo la materia. I nostri materiali, vedi, la matericità, la devi... È vero, verissimo. E molti bambini nelle mostre vengono, i genitori, non toccare, Sì, perché siamo abituati sempre, sì. Non tocca, non ti avvicinare, non... Deve essere anche un'esperienza sensoriale, infatti i genitori dicono no, fatelo toccare i bambini. Ma soprattutto qui abbiamo la vista, il tatto, anche l'olfatto, tornando all'albume d'uovo, e il gusto, perché tu mi hai raccontato di aver utilizzato il vino aglianico, quindi territorio perfetto all'interno dell'opera. Certo, quest'opera addirittura abbiamo una ripresa Rai, perché... nella trasmissione Il Borgo dei Borghi, il mio paesino è rientrato, anzi votateci, Pietragalla, e qui dipingevo col vino, un'esperienza che ho fatto già ai tempi del Vinitaly, ci sono stato 3 giorni, e utilizziamo questo aglianico di Pietragalla con il tammurro nero, col tammurro, è proprio un vitigno autoctono del paesino, e dà questa bella profondità, no? Questi colori, questo rosso del tramonto, tornando a quello che ci hai spiegato prima, tu hai vissuto questo momento, poi senza l'ausilio di nessun tipo di immagine l'hai riprodotto con la prospettiva di cui ci stavi parlando, questi tralicci, queste spighe di grano che ritroviamo. Primo piano, sì. E quindi ritorna poi a questa immagine della memoria ancestrale, e a ogni osservatore gli dà un'emozione diversa, esatto. No? Un luogo della sua memoria, perfetto. Del suo vissuto. Perfetto. Quale playlist vi ascoltando qui? A me piacciono pure le Zeppelin, ma anche musica italiana. No, vediamo. Qui abbiamo altro, mi sembra di capire. Sì, questi sono un po' più figurativi rispetto agli altri. Sì, esattamente. Ma appartengono ad un'altra collezione. Un'altra collezione, quindi altri archetipi, chiamiamoli così. Questa è una serie, si chiama Trasudazioni, ma è in realtà tutta la serie è dedicata un po' al primo cantico dell'inferno, paradiso, eccetera, eccetera, quindi la Divina Commedia dantesca. C'è sempre però in questa, diciamo, in questo viaggio il territorio, il fiume, le fiumare, la Basilicata è la regione dei fiumi, e io, diciamo, anche mi piace correre da quando sono nato, io vado a correre lungo questo fiume che si chiama Torrente Rosso, che ha queste luminescenze particolari, no? Molto bello, molto bello. Poi c'è un messaggio di speranza, no? E questo viaggio di Dante che però alla fine culmina nel paradiso, e quindi nella rinascita. Quindi è un percorso, un cammino che abbiamo visto cominciare nell'altra stanza e ci porterà qui. Qui invece, questo è un altro che mi colpisce, per quanto mi riguarda, io sono molto più vicino a questi colori. Quello che è bello è che intravedo e percepisco un paesaggio, una piccola cittadina che potrebbe essere tranquillamente pugliese o mediterranea, dei colori al tramonto. Ci vuoi spiegare qualcosa di questo? Però in questo momento, Savino, se viene qualcuno da Baghdad, ci rivede invece un paesaggio orientale. E io dico che sono paesaggi mediterranei, quindi la nostra mediterraneità che viene fuori. Però nello stesso tempo ti ammalia questo calore, no? Questo rosa, bellissimo. Questo colore. Ora che mi hai detto Baghdad, tra l'altro io subito avevo avuto, come dire, una delle nostre città, della Puglia, della Valle d'Itria, però appena hai nominato Baghdad ho percepito anche la presenza di qualche palma e quindi qualche vegetazione, certo. Non nostra propria. Però potrebbe essere Otranto, Ostuni, come dicevi anche tu. Bellissimo. Qui mi sembra di capire che ci sediamo dentro la definizione di rapidismo. Cioè questo ti ha dato, diciamo, il titolo. Il treno in corsa, lo percepisci. Percepisci questo treno in corsa con un campo di papaveri. Per esempio, questa immagine io la rivedo spesso quando viaggi verso la Toscana, no? Quindi si cominciano a vedere questi campi di papaveri, girasoli addirittura, no? Nella Toscana, nell'Alto Lazio. E viaggiando tu hai questa sensazione di vedere questa immagine che viene proiettata velocemente, no? Sempre vedo il gioco di prospettive, quasi.
sul tralicci e mi colpisce anche questa parte. Le colature, parte. Queste sono colature guidate però, cioè non significa che uno sta ciambottando, come si dice. Cioè è tutto guidato, è tutto, crea un equilibrio nel quadro. Cioè alla fine quasi tutti gli artisti ricercano l'equilibrio perfetto, certo, di un quadro. Allora la spiga perché qui e non diciamo in un altro luogo del dipinto? Perché qui probabilmente ti dà questa sensazione di equilibrio che tu lo percepisci poi come osservatore, anche la parte più scura, la parte più chiara, bisogna sempre dare un equilibrio. E dicevi che i diritti di questa o di un'altra simile sono stati acquistati dell'archetipo, diciamo, del primo quadro da... erano stati acquistati da Trenitalia, perché secondo loro rappresentava questo treno in corsa. Questo si vede proprio un percorso che ci accompagna e ci collega agli altri due che abbiamo visto prima. Quindi è come un cammino in questa natura aspra e selvaggia che lui descriveva in questo, nella Divina Commedia, però se vedete anche i colori ti fa già percepire che, certo, il viaggio, certo, va verso un paradiso, non verso... di entrare, sì, dentro e di, certo, proseguire, di proseguire il e questi cammino. Sono anche molto materici, molto anche istintivi in un certo senso. Si può toccare questo? Assolutamente sì, devi. Questa è la tecnica sempre. Sempre la tecnica, sempre con queste pennellesse, quelle che in gergo chiamavano la pennellessa da termosifone, che il pittore murale usava per il termosifone. Perché non vado mai nel dettaglio, io dissacro il figurativo, cioè la fotografia in un certo senso di un quadro, bensì tu devi avere una percezione diversa dalla mia, tu hai un'interpretazione diversa, certo, vedi un'immagine diversa. Ognuno e ogni giorno cambia, certo, ogni mattino al risveglio, diciamo, i nostri collezionisti percepiscono una luce diversa da questa fine. Anche in base a come ci sentiamo, sì, noi. Nell'informale, oggi ti può sembrare una selva, domani potresti avere un'altra percezione, no? Ok, bene, bene. Va bene. Grazie mille. Grazie a voi.